Sembra di Gosman. Oggi con l'inaugurazione abbiamo dato l'avvio alle nuove attività. È una nuova gestione appunto di quattro associazioni che si sono messe insieme per portare una ventata di cambiamento. Un cambiamento che però ovviamente vuole mantenere tutto quello che è stato il lavoro svolto dalla gestione passata, quindi una sorta di continuità. Abbiamo un grande palinsesto per tutta la settimana della fiera, abbiamo rinnovato anche le varie aperture, apriremo dal mercoledì al sabato dalle 3 alle 7 con vari laboratori artistici. Poi abbiamo le tre serate mensili, sono il Ginger Ospita, dove chiameremo degli artisti, faremo dei concerti, dei DJ set e quant'altro. Poi abbiamo l'aperitivo creativo. E poi il Ginger a porte aperte, che apriamo il Ginger Zone all'associazione del territorio. Queste sono un po' le varie novità del Ginger Zone per i prossimi due anni. Principalmente ci occuperemo di fare alcuni eventi musicali, concerti. Cerca di fare aggregazione attraverso la musica, fondamentalmente. Lavoreremo giorno per giorno qui in questo posto, quindi ovviamente ci sarà un forte attaccamento al luogo. La vera sfida ed è anche forse la vera novità è di unire la creatività anche all'impegno civile, a un ponte sulla città e su tutte le iniziative che possono ritornare alla città. Questo è quello che vuole essere Ginger. L'altra novità è che non siamo di queste parti, perché c'è questo ponte fra Torino e Scandicci, di questa idea di continuare una metodologia che abbiamo sperimentato a Torino, e questo proprio per cercare di mettere insieme in rete le forze e le energie anche a livello nazionale, con continui scambi, e quindi presto gli scandicesi verranno alla conquista di Torino e ci porteranno questo sicché che a noi fa impazzire, ma proprio tanto. Ginger Zone deve essere un luogo di aggregazione e di protagonismo giovanile. Vorrei che qui fosse un punto di riferimento per i ragazzi che si vogliono misurare sulla musica, sull'arte, e farlo con altri ragazzi della loro età che possano aiutarli o dare dei piccoli consigli. Quindi quello che faccio è un invito ai ragazzi e alle ragazze di Scandicci: venite a frequentare Ginger, perché è un locale, un posto, un luogo dove fare cultura, dove fare aggregazione, dove stare insieme, e è il vostro luogo, quindi fatelo vivere.